Buongiorno, buongiorno a tutti. Ci troviamo in un periodo molto particolare e delicato nel quale ci è stato ordinato di stare a casa e quindi dobbiamo stare a casa per la nostra salute e sicurezza e quella degli altri, se vogliamo che le nostre vite riprendano i ritmi quotidiani il prima possibile. E dato che un po' di tempo libero adesso ne avremo, voglio anch'io contribuire nel mio piccolo a darti qualche consiglio, suggerimento che spero possa venirti utile e possa intrattenerti in qualche modo. Se non mi conosci, io sono Petra e aiuto le donne a tonificare, a far risplendere e a ringiovanire i loro visi affinché si vedano ancora più belle e sicure di sé. E tutto questo con un metodo del tutto naturale, efficace e divertente, che è appunto lo yoga facciale, ovvero una ginnastica specifica per i muscoli del viso. In questo video voglio darti tre suggerimenti. Il primo è, voglio insegnarti quello che si chiama lo shock termico. Mi sono spostata in bagno perché abbiamo bisogno di un asciugamanino e dell'acqua per fare lo shock termico. Questo l'ho imparato, questo trattamento, grazie alla riflessologia facciale di Enchan, e in quanto sul viso riflettono tutte le parti del corpo, sia interne che esterne, con questo trattamento contribuiamo a mantenere un equilibrio del corpo e contribuiamo a, diciamo, mantenere il nostro corpo in salute e a prevenire le malattie. Come si fa lo shock termico? Prendi un asciugamanino piccolo, così o un leggermente più grande, lo imbevi di acqua calda, quindi non tiepida, non fredda, ma che sia calda, logicamente non tanto da scottarti, e strizzi fuori l'acqua, ok? Fai strizzare l'acqua e poi con l'asciugamano massaggiamo tutto il viso, quindi la fronte, il naso, ok? Tutte le parti del viso, anche le orecchie e poi passi anche il collo e décolleté. Questo lo ripeti per 3 volte e lo fai la mattina. Invece di farlo con l'acqua fredda, prova a farlo con l'acqua calda utilizzando l'asciugamanino. Vedrai che non solo ti risveglierà il viso, ma ti dà proprio una sensazione di benessere, di rilassatezza. Ok? Provalo. Come secondo consiglio, suggerimento, voglio insegnarti l'esercizio Wai e Yao, che è un esercizio un po', diciamo, di riscaldamento, ma che serve a iniziare ad attivare i muscoli del viso. È molto semplice. Cosa devi fare? Devi pronunciare in modo molto accentuato la parola Wai, così. Wai, wai, wai. Quindi apri bene ed espandi la bocca, facendo attenzione però a non corrugare la parte alta del viso, cioè non fare così. Wai, wai, wai. Quindi cerca di tenere questa parte ferma e di usare principalmente la parte dal naso in giù. Quindi wai, 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 wai. E poi fai il contrario, yao, così, yao, yao, yao. Questo esercizio lo puoi fare anche per 1 minuto, 2 minuti, magari fa 30 secondi per iniziare di wai e 30 di yao, e poi puoi farlo anche per 1 minuto wai e 1 minuto yao. Questo è un esercizio molto semplice che puoi fare anche mentre guardi la TV, mentre stai cucinando, quando sei sotto la doccia, quindi invece di cantare la solita canzone sotto la doccia o mentre cucini, puoi fare wai, wai, wai e poi yao, yao, yao. Vedrai che già da subito sentirai i muscoli che si attivano, ovvero la circolazione che inizia a essere più attiva, e questo ti aiuterà sicuramente a mantenere un viso in forma e comunque bello tonico. Il terzo suggerimento di oggi invece è quello di non trascurarti in questi giorni che sei a casa. È vero che probabilmente non ti truccherai, o forse anche sì, non lo so. Comunque è importante anche in questi giorni continuare a fare la solita routine che spero tu già la fai anche negli altri giorni, quindi sia la mattina che la sera è importante usare latte detergente,
Quindi per pulire il viso, usare il tonico, usare un siero e poi una crema. Quindi questo sia la mattina che la sera, anche se non ti trucchi, perché ricordati che durante la notte comunque si depositano le polveri, buttiamo fuori tossine e quindi la mattina è importante per questo detergere il viso. La sera lo stesso, perché durante il giorno comunque si depositano polveri, sporcizia sul nostro viso, quindi prima di andare a dormire è altrettanto importante pulire bene il viso, puoi applicare il tonico, il siero e una buona crema, ok? Per oggi questo è tutto, ti auguro una splendida giornata e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!